Dobbiamo liberare tutte le energie che possono essere liberate nel mezzogiorno, a partire ovviamente da questa terra. Mancano le infrastrutture, non manca la bellezza, non mancano le risorse, non manca la buona volontà. Dobbiamo dare la possibilità, con tempo, con determinazione, con pazienza, ma anche con la serenità e le capacità di Giorgia Meloni, che il governo deve dare la possibilità a questa terra di camminare finalmente con le proprie gambe. Se si dà questa possibilità, questa terra corre più delle altre regioni. Sulla vicenda del bonus che si sta avendo parecchio, parecchio lamentele, ecco, sul bonus edilizio. Come ho spiegato prima, sicuramente le persone ne avevano avuto dei benefici, è innegabile. Il problema è che non è sostenibile, è come dare lo zucchero filato a un diabetico, prima o poi muore. Era un sistema che non poteva essere sostenuto a lungo, e quindi è necessario interrompere questo errore e provare poi a sanare e a dare una mano a tutti quelli che hanno avuto delle difficoltà per questa misura che serviva a raccogliere voti, ma che non era sostenibile in nessun modo. I soldi non nascono sugli alberi, quindi non è possibile dare più di che lo Stato dia più di quanto serve per spendere per ristrutturare le case. C'erano tanti errori, tante truffe, e poi non era fisicamente e economicamente possibile. Quindi è necessario intanto interrompere questa cosa che sembrava dare dei benefici, ma era a lungo periodo insostenibile, quindi deleteria, e poi nel frattempo vedremo come andare incontro alle esigenze che esistono e di cui siamo Un consapevoli. partito che cresce, avete vinto nel Lazio dopo 10 anni di governo di sinistra. Partito che cresce, ma noi non pensiamo tanto ai risultati del partito quanto pensiamo agli interessi degli italiani. E questo forse viene apprezzato dai cittadini. Noi continuiamo a pensare solo agli interessi degli italiani e speriamo sempre che i cittadini ci riconoscano questo e ci diano consenso. Qual è il lato famoso per la vicenda Cospito? Non ne parlo, vi ringrazio, ma per No, motivi di correttezza no istituzionale, comment. scelgo di non parlare. Il presidente Giorgia Meloni ha chiesto di abbassare i toni e io li ho totalmente spenti su questo argomento perché all'Italia in questo momento serve serenità e quindi noi lavoriamo per questo.